Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy e benvenuti in un nuovo video recensione. Finalmente torniamo a recensire qualcosa, e tra l'altro qualcosa di molto interessante che prima, fino a qualche video fa, era lì, esattamente in mezzo tra me e lui. Ve lo nascondavamo, è la mia nuova scheda video. Questa rotta! È vuota, ragazzi. Ha fatto Strix quando è caduta. Esatto ragazzi, l'Asus Strix Gaming. Innanzitutto ringraziamo Draco per avercela scontata alla fiera di Lucca, perché lo diciamo, ce l'ha fatta. E grazie a Draco palesemente che stiamo facendo questo video, quindi finalmente dopo mesi dall'uscita, dopo mesi dall'uscita delle 1080, riusciamo a portarvi una cacchio di recensione di una scheda così il bella. Secondo canale più grande d'Italia del gaming che non ha una 1080 se non dopo quasi 8 mesi dalla sua uscita. Siamo fortissimi ragazzi, siamo veramente come al solito fortissimi. Per non annoiarvi con tutte quelle che sono le specifiche tecniche della scheda, vi diremo semplicemente che questa 1080, questa Strix in particolare, ha le stesse specifiche della 1080 base, tranne per quel che riguarda le frequenze, che chiaramente sono boostate un pochettino, come un po' tutte le aftermarket, bene o male. Ovviamente anche PCB rifatto, dissipatore custom e LED, perché quest'anno va così. I LED quest'anno ce li infilano ovunque. Però in questo caso sono fatti abbastanza in maniera discreta. Non sono discreta, così pacchiani, eh. Esatto, non sono così invadenti come in altre soluzioni. Ma partiamo appunto dall'aspetto. Il design Strix, così come la linea Strix, è una delle più famose sicuramente tra le varie GTX attualmente in commercio, e questa 1080 ha montato il DirectSeu 3, ovvero l'ultimo standard di dissipazione di casa Asus, chiaramente, quindi la composizione a tre ventole tutte uguali da 90 mm in questo caso, e un corpo che è sorprendentemente sottile. Esatto ragazzi, la maggior parte del top di gamma delle 1080 di tutti i produttori è ha tre slot, copre tre slot PCI o due e mezzo, o due e mezzo. Questo qua ne copre due, molto stretta, abbastanza lunga ma molto stretta, il che comunque avvantaggia a livello di spazio, anch'io che non ho un case enorme in cui ho fatto già fatica a inserirla. In più, a differenza di altre soluzioni che abbiamo visto nei mesi scorsi, questa Strix è veramente spartana, perché lo stile, proprio come è fatta, ha un design che è sia accattivante sia bello, molto giocatore, bello. Molto bello, infatti ci piace parecchio. Però è allo stesso tempo molto lineare, molto semplice, che è un po' la controtendenza a confronto a quello che è appunto la moda negli ultimi anni, quella che parla sempre più tamarra, sempre più piena di arzigogolazioni. Anche le altre che abbiamo recensito, anche le 1070, le versioni, avete visto qua la terza ventola sopra, la quarta, esatto, ventola sopra. Vabbè, quelle... cioè, design da retro anni, futuristic, cioè, ma anni 80, cioè robe abbastanza strane. Questa è bella, lineare, c'ha il suo perché. Le piccole chicche che fanno parte del design di cui potremo parlare ovviamente sono la conformazione dei LED, che sono sia frontali che posteriori, per quel che riguarda il logo Asus ROG, chiaramente, che è bello presente nella parte del backplate. Un backplate fatto tutto completamente nero, molto lineare, molto bello, molto carino appunto. In metallo, e... In metallo, chiaramente, sì. Inoltre ragazzi, sono presenti due connettori per collegare al PC appunto quelle che sono il sistema di ventole della scheda video e controllarlo direttamente dal PC, per cui una gran cosa veramente, anche se non l'abbiamo provato, probabilmente in futuro la proveremo. Per quel che riguarda le frequenze, c'è un bel boost da parte di Asus direttamente dalla fattoria. La Factory. Per quanto riguarda le frequenze, sono ben boostate da Asus. Ebbene sì, perché di base arriviamo a 1780 e passa, in base chiaramente, e in boost supera i 1900 MHz di frequenza, quindi già di base è preapplicato un boost. Inoltre Asus ovviamente include il suo tweak, il suo tool per overclockare ulteriormente le frequenze e anche le memorie, chiaramente. Ragazzi, passiamo alle prestazioni, che è la cosa più importante. Alla fine è quello che interessa a tutti voi. Questa scheda non è per il Full HD. Assolutamente no. Esatto, già ragazzi, per il 2K avere un monitor 60 Hz, diciamo, non che va bene. No, esatto. Non va bene. Ad esempio, col suo monitor Quad HD che abbiamo recensito la settimana scorsa, poco tempo fa, non so bene quando lo faremo uscire il video, non andrebbe bene perché avrebbe il tearing, perché non sta mai sotto i 60 in qualsiasi gioco che abbiamo provato. Assolutamente. Quindi ci vuole comunque un 144 Hz Quad HD, come quelli che sono dell'Asus o dell'Acer per adesso, che sono i due modelli più
più fighi, diciamo. Come diciamo sempre, invece, per il 4K diciamo appunto bene ma non benissimo, perché se singola scheda ti regge la maggior parte dei giochi con un frame rate abbastanza decente, forse non è proprio il massimo sui AAA o su quelli più esigenti, per cui per il 4K è ancora un po' presto. Next year magari, o con una configurazione multischeda, che però, come sapete, di solito non consigliamo volentieri, perché le multischeda hanno dei problemi di manutenzione che sono, diciamo, difficili. Costano troppo, raga. Costano troppo, ma sono anche difficili da gestire se non avete voglia. Se avete voglia di piazzarle dentro il computer e usarle così. Sì, no, oggettivamente non ne vale la pena, ragazzi. Cioè, parliamoci proprio chiaro, Ragazzi, i test, come è giusto che sia, sono stati fatti solo in Quad HD. Anche giusto per non invogliarvi nel metterlo in Full HD, perché non si fa. Inutile. Non ha senso. A meno che non abbiate quattro monitor Full HD messi tipo a fare un pannello grosso, ma non ha senso neanche no. In quel caso. Quindi i test sono fatti tutti in Quad HD, perché questa è una scheda da Quad HD. Punto. Come state vedendo già dalle immagini, nel 3D Mark che facciamo solito, è il nostro test, diciamo, principale, quello che riteniamo più affidabile tra tutti i vari benchmark, tocca quasi, sfiora i 7000 punti nel Time Spy, che è quello effettuato con le DirectX 12, mentre con il Fire Strike normale arriva quasi a 18K, mentre col Fast Strike Extreme sfiora anche lì 10K, quindi più o meno si attesta sulla media di prestazione di una 1080, né più né meno. Esatto, ragazzi, ma poi qua approfondiamo un altro discorso. Con The Witcher, passando ai giochi, fa sempre oltre gli 85 fps, li fa di media, ma comunque non scende mai sotto gli 85 fps, tutto a ultra, proprio non c'è niente, anche la luce del sole al massimo, non c'è niente, settato un po' meno. E la resa è veramente spettacolare, comunque, anche sfruttando questo monitor, passando da un Quad HD e un'altra cosa. È un'altra roba, sì. Un'altra vita. Ashes of the Singularity è, come sapete, un test pesante, molto pesante, perché è veramente pieno di elementi, è sempre dinamico, per cui è difficile da gestire per qualsiasi GPU. E in questo caso, a differenza delle schede che abbiamo visto fino ad adesso, che si fermavano sui 60, ma massimo proprio 60 più o meno, 64, questa arriva a 70 come risultato medio, che comunque ovviamente è in linea con le prestazioni, gestisce più che bene questo titolo, DirectX 12. Tomb Raider, ragazzi, va a 98 di media FPS, quindi un risultato veramente ottimo, comunque siamo sempre vicino ai 100 FPS comunque. E ragazzi, non c'è che dire, questo gioco se lo mangia. Stiamo parlando sempre di è anche Quad un gioco HD ottimizzato Nvidia questo, esatto. Ragazzi, attenzione. E dettagli tutti maxati, chiaramente. Vi stiamo lasciando in questo momento in sovraimpressione i test di The Division, che comunque anche questo è uno degli ultimi titoli usciti che abbiamo cominciato a fare come test, e Far Cry Primal, che è uno dei nostri classici, in cui comunque non si va sotto gli 80 fps di media, sempre parlando di media, però stiamo sempre sugli 80 fps. Mentre per quanto riguarda temperature e consumi, vi dico solo la parte dei consumi, perché la temperatura la faccio dire a lui, e avendo anche un connettore aggiuntivo, perché uno da 8, uno da 6 per questa scheda in particolare, non supera mai, ovviamente sotto sforzo estremo, non supera mai il suo TDP massimo, quindi 300 watt. Ragazzi, per temperatura e rumorosità c'è un capitolo a parte. Mm-mm. Questa scheda non è la migliore che c'è per quanto riguarda le prestazioni tra le 1080. Il problema è che, come sapete, uno deve comprare in base alle sue esigenze. Io ho letto qui. Questo. E il computer è qui. Per cui, ragazzi, ognuno ha la sua esigenza, e avendo vicinanze ho bisogno di più silenziosità che quei 2-3 fps in più. E questa scheda mi dà una silenziosità pazzesca. Abbiamo fatto andare per quasi un'ora, un'ora il Furmark. Che voi direte, sì, distrugge le schede, vabbè, ma noi chi se ne frega. Ragazzi, le ventole non hanno mai superato il 45% e non si sono sentite. Col case aperto. Già. Contate che poi l'NZXT ha anche comunque il pannello fonoassorbente, per cui comunque si sentirebbe ancora di meno. Le temperature sono fantastiche, perché non supera i 63-64 gradi. Al massimo dopo più di un'ora di test, ed è pesante Furmark, non li supera. Con gli altri giochi, vabbè, sono una passeggiata rispetto a quello, ma quello che ci tengo io a dire veramente è che hai prestazioni al top, dissipazione al top e rumorosità zero. E quella è una cosa importantissima, perché comunque abbiamo provato dei trattori ultimamente, e si sentivano parecchio. Questa non la senti proprio, è come avere muto, è un passo avanti che per me, per le mie esigenze, è totale.
Passiamo adesso alla nota dolente di questa scheda, che probabilmente è tra le più costose attualmente in commercio, perché come ben sapete tutti quanti, Asus si paga. Asus è, esatto, probabilmente il marchio nazionalmente più riconosciuto come gaming, quindi il più famoso, il più comprato, eccetera eccetera, e si fa pagare tanto, soprattutto nel brand video, con i monitor, le schede video e le schede madre top, ha raggiunto dei prezzi che oggettivamente sono difficili da consigliare, se proprio volete, perché riuscite ad avere magari la stessa cosa spendendo cinquantello o anche di più in meno, comunque. Però ragazzi, come ho detto, qualità c'è qua, bellezza, qualità, silenziosità, e il problema è che tutte queste tre insieme, come al solito, si pagano. E un elemento che tra l'altro ci è piaciuto moltissimo è la semplicità della scheda, perché appunto, come abbiamo detto anche all'inizio parlando del design, abbiamo provato ultimamente schede che di design, di estetica, sono molto grosse, molto spesse, molto tutte colorate, dipinte, variopinte con vari... È riuscita a tamarrare una scheda senza abbassarne il prestigio. Ecco, esatto. Senza abbassare il prestigio della scheda d'occhio, senza dire sì, ma quella è una tamarrata. No, non lo dici, però è una tamarrata comunque. Esatto, infatti, perché comunque rimane tamarra, perché c'è poco da dire. I LED comunque sono tanti, c'è anche il bel logone dietro che si illumina. Ma sempre con eleganza, quello è la cosa positiva. Però all'interno di una configurazione la rende estremamente pulita nonostante tutto. Non è come avere un reference design, però ovviamente dà anche un valore in più. Infine ragazzi, ringraziamo ancora Draco per averci fatto scontato questa scheda. Trovate il link in descrizione allo shop, comunque al link della scheda video, e sperando di fare altri video su Asus e su altre oggettistiche di questo tipo. Ci terrei a dire una cosina giusto per concludere la parte del prezzo, che è: se state cercando periferiche di questo tipo, o potete aspettare i periodi in cui vengono fatti degli sconti, che Asus solitamente viene scontata un po' ovunque a dire il vero, oppure aspettate e ve le accaparrate durante delle fiere, come è successo appunto nel nostro caso, in cui magari vendendovele direttamente il prezzo viene un attimino scalato, appunto per fare il prezzo da fiera, di modo da poter agevolare anche tutte le persone che vengono e comprano direttamente in quindi fiera. Quindi al prossimo Luca Comics vado in cetta. Come al solito ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuta questa scheda, se ce l'avete anche voi questo design. Non dimenticate di fare un salto su draco.it, sulla nostra pagina Facebook in questo caso, iscrivetevi se non siete iscritti, e tutto quello che c'è da dire alla fine del video. Alla prossima, ciao.